Benvenuti a tutti, sempre qui dal Parco Faunistico La Torbiera. Oggi vi parlo di una specie molto molto tenera che sicuramente piacerà ai più piccoli, il panda minore o panda rosso, da non confondersi al punto col panda maggiore, quello del simbolo di una famosa associazione bianco e nero, che si ciba prevalentemente di bambù. Entrambe queste specie sono di origine asiatica, ma l'una, il panda maggiore, si ciba solo di un'essenza, le canne di bambù appunto. Invece il panda minore si ciba di una rosa di alimenti più variegata, per esempio canne di bambù, frutta, piccoli insetti o anche piccoli animali e carogne presenti in giro, quindi ha più possibilità di poter sopravvivere in caso di pericolo ambientale. Il panda minore vive sugli alberi e la caratteristica è quella di presentare 6 dita. Lui ha un finto sesto dito perché, non avendo il pollice opponibile, non riuscirebbe a prendere le foglie degli alberi o delle piante di cui si ciba. Di conseguenza la natura, diciamo, gli ha permesso di sviluppare una protuberanza che cresce dal polso e funge come un pollice, così che riesce a strappare foglie per nutrirsi. Dorme sugli alberi con la sua coda, che utilizza come una tapparella per noi, per coprirsi dai raggi solari. Qui alla Torbiera è presente una coppia che si sta riproducendo anche abbastanza bene e partecipa appunto ai vari programmi di riproduzione e conservazione di questa specie. È fondamentale quindi non solo attuare questi programmi, ma anche gestire le specie faunistiche sia autoctone che esotiche, per poter così preservare l'equilibrio dell'ecosistema. La gestione è importante che venga fatta con metodi ecologici e non solo con metodi cruenti. Un saluto a tutti e alla prossima puntata!